e benvenuti in questo nuovo video. I'm super excited perché oggi faremo la top 10 dei libri più belli che ho letto durante il 2018. Non l'ho fatto io il conto, ma l'ha fatto Goodreads. Infatti ho letto quest'anno, cioè nel 2018, ben 92 libri, imbrogliando un po' perché ci ho aggiunto graphic novel e manga, ma comunque ne ho letti all'incirca 90, insomma, stiamo lì. E quindi è stata una vera sfida, davvero una sfida immensa, trovare i 10 libri più belli dell'anno. Quindi iniziamo subito, sono molto molto curiosa di sapere le vostre reazioni alla mia top 10. Inizieremo dal basso, quindi dal decimo posto, che se lo aggiudica Cassandra di Krista Wolf. Infatti diciamo che questa top 10 avrà anche dei libri che probabilmente io non mi sarei mai aspettata di mettere, cioè nel senso, durante gli altri anni mi sono sempre mantenuta sul fantasy, invece quest'anno abbiamo un po' mischiato le carte, cioè non vi aspettate chissà che cosa, però è sicuramente una top 10 molto diversa dagli anni passati. Ovviamente Cassandra ve ne ho parlato, vi ho fatto la recensione, è un grande monologo che parla appunto della vita di Cassandra, che era una veggente figlia di Ecuba e Priamo. E niente, questo qui si trova al decimo posto non perché rispetto agli altri mi sia piaciuto meno, cioè fosse stato per me li avrei messi tutti al primo posto, ma comunque Cassandra è stato un libro che mi ha dato molto a livello sentimentale, si può dire, mi ha emozionato tantissimo e trovo che sia scritto divinamente, è stupendo, è pura poesia ed è la cosa che più mi ha sorpresa, che più mi ha catturata del libro, e quindi pensandoci ho deciso di inserirlo in questa lista. Il nono posto se lo aggiudica il finale di una saga, e sto parlando di The Midnight Star di Mary Lou, perché ricordo esattamente quando ho letto questo libro, cioè ricordo, non lo so perché, il luogo esatto e le cose esatte che ho detto a Gabriella, che ha dovuto sopportare i miei disagi durante appunto la lettura di questo libro. È un finale di saga e infatti è il terzo della trilogia The Young Elites. Mi è piaciuto tantissimo, in realtà tutta la trilogia mi è piaciuta, questo però in particolar modo perché arriviamo alla conclusione, vediamo proprio il carattere dei personaggi venir fuori e quindi li vediamo al 100%. E mi è piaciuto come la scrittrice ha gestito il finale, è stato perfetto, straziante, perché i finali di saga secondo me sono sempre strazianti in un modo o nell'altro, e quindi sì, mi ha dato tutto, è stato veramente molto molto bello. Infatti una saga che io di solito vi consiglio sempre, soprattutto se amate i cattivi, cioè se amate i villain, non potete non leggere The Young Elites. Si sta scaricando la videocamera, io ho sempre una fortuna sfacciata. L'ottavo posto invece se lo prende And I Darken di Kristen White. Ve ne ho parlato fino alla nausea di questo libro ed è un retelling di Dracula. Mi è piaciuto e quindi rientra a far parte di questa lista perché l'ho trovato scritto veramente molto bene. Originale nel senso che è proprio una storia diversa, a parte ovviamente i risvolti proprio della trama che, ok, come vi ho sempre detto, alla fine è un fantasy storico, quindi ok, però proprio parlo dei personaggi che sono stati una rivoluzione, non lo so, mi sono piaciuti molto, sono diversi dagli stereotipi che ci vengono ogni tanto propinati. Certo, la protagonista secondo me, per quanto mi riguarda, è ancora leggermente stereotipata, ma mi è piaciuto tanto. Ciò che mi ha fatto emozionare sono state le relazioni interpersonali tra i tre personaggi, tra i tre protagonisti. Il faro ha deciso di abbandonarmi. Prima o poi giuro che ne compro uno nuovo. E non me l'aspettavo, ragazzi, non me l'aspettavo minimamente. Pensavo che And I Darken fosse un mattonazzo troppo pesante per essere letto, troppo difficile. E invece mi sono dovuta ricredere. Il primo comunque resta il mio preferito della trilogia ed è per questo che vi ho preso this one. Il settimo posto se lo aggiudica
La buia discesa di Elizabeth Frankenstein, che ancora non ho, sempre di Kristen White. Kristen White è stata una scoperta in questo 2018. Ma comunque, ho letto questo libro che tra l'altro mi ha avviato ad un mese di classici, quindi grazie Kristen White. La buia discesa di Elizabeth Frankenstein è un retelling di Frankenstein di Mary Shelley che mi ha fatta impazzire, è stato bellissimo, non solo scritto bene, che riprende ovviamente, diciamo, pari pari quasi, l'opera originale, ma Kristen White è stata molto molto brava a cambiare un po' alcuni dettagli, soprattutto il finale, quindi è stato un libro che mi ha completamente catturata dall'inizio, proprio dalla prima riga del primo capitolo, è stato qualcosa di assurdo, mi è piaciuto tantissimo, infatti non vedo l'ora di recuperarlo in versione cartacea perché lo voglio avere assolutamente in libreria. Sesto posto, e invece arriviamo a Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Ho deciso di inserire nella lunga lista dei miei preferiti del 2018 Il ritratto di Dorian Gray perché, se lo sapete, cioè se mi avete seguita un po' ovunque, sapete che non solo per ora è diventato il mio classico preferito, ma gli ho dato 5 stelle, è stato bellissimo, non mi è piaciuto troppo, ragazzi, mi è piaciuto troppo. L'ho trovato geniale, tutti i risvolti, lo stesso protagonista, così come i personaggi secondari. Non lo so, ragazzi, me ne sono innamorata, dico sempre le stesse cose su questo libro, però me ne sono innamorata ed è così. Non so perché ho aspettato tutto questo tempo per leggerlo. Quinto posto, ci avviciniamo al podio. Quinto posto se lo aggiudica Fidanzati dell'inverno. Ve l'avevo detto che l'avrei messo nella mia top 10. E infatti eccolo qui, perché mi ha dato, non lo so, mentre lo leggevo delle sensazioni molto, non lo so, delle emozioni molto forti. Mi è piaciuto tutto, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto il mondo. Non è la prima volta ovviamente, però non so, mentre lo leggevo volevo vivere in quel mondo, per quanto pericoloso e assurdo sia. Mi ha ricordato tantissimo le opere di Miyazaki e questo ha aumentato l'amore per questo libro. Vi ho fatto una recensione molto lunga che, se mi ricordo, vi lascio nelle schede o comunque insomma la potete trovare nella playlist delle recensioni. Ad ogni modo, mi è piaciuto troppo e adesso sto leggendo Gli scomparsi di Chiar di Luna, che ragazzi, ne parleremo, è veramente una chicca. Il quarto posto invece è di Lainey Taylor con Il sognatore. Anche qui vi avevo detto che Il sognatore sarebbe rientrato assolutamente nella mia top 10, infatti eccolo qui. Il sognatore è stato un altro fantasy che mi ha sconvolta in un certo senso, perché anche qui troviamo, un po' come Fidanzati dell'inverno, una trama molto originale, un mondo decisamente complesso con dei poteri che io, ragazzi, sinceramente, alcuni dei poteri, non avevo mai visto. Comunque non mi ero mai imbattuta in una cosa del genere. Bellissimo, personaggi caratterizzati benissimo, proprio tutti quanti dal primo all'ultimo. E non lo so, è stata anche questa la riscoperta. Questo libro è stato una soddisfazione totale, veramente bellissimo, non perfetto, ma che secondo me si meritava di essere al quarto posto. Adesso però andiamo al trio, il magico trio, e vediamo insomma chi ha vinto. Al terzo posto abbiamo Alexa, rullo di tamburi. Prince di Holly Black, perché è stata la rivelazione. No, non è stata la rivelazione, però ha una trama assurda, ci sono dei risvolti, dei plot twist, dei cliffhanger veramente mind blowing, mi è piaciuto troppo i personaggi, anche perché sono di dubbia moralità e io vado pazza per personaggi che non sono né cattivi né buoni, cioè comunque propendono più verso l'oscurità che la luce, però insomma avete capito, sono personaggi complessi. Il secondo posto invece se lo aggiudica, non me lo ricordo, Alexa, rullo di tamburi. Ok. Lifelike di J. Christoph, perché oh my god, oh mio dio, Lifelike è stato una bomba, una bomba. Il libro quasi più bello che ho letto durante il 2018, è stato assurdo perché questo è un mix di Anastasia, di Pinocchio, di tutte le storie possibili e immaginabili buttate in un mondo sci-fi con un finale totalmente assurdo, un finale che nessuno si aspetterebbe mai, un risvolto pazzesco, dei personaggi scritti bene che cambiano
completamente durante il corso della storia, soprattutto perché, come vi ho sempre detto, la trama trae molto 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 un inganno, quindi non fidatevi, e J. Christoph è un genio, come continuo a dirvi sempre. E il primo posto, che è un po' banale se lo aggiudica Alexa, vai con l'ultimo rullo di tamburi. Chiamami col tuo nome di André Asiman. Yes, o Asiman, non ho mai capito come si pronuncia il cognome, ma comunque Chiamami col tuo nome è praticamente al primo posto, non per trama, perché la trama è molto semplice, molto banale, se vogliamo dire così, è un libro LGBT, cioè insomma non c'è niente di chissà che cosa, ma quello che in realtà me l'ha fatto mettere così in alto è dovuto a ciò che questo libro mi ha trasmesso. È stato veramente devastante, mi è entrato nel cuore come quasi nessun libro è riuscito a fare durante quest'anno, mi ha scossa parecchio, sono stata male, cioè sono stata felice e triste per questo libro veramente per un mese, due mesi, tre mesi, insomma. Me ne sono innamorata e lo rileggerei altre 20 volte, non mi importa, infatti sono molto contenta che Andrea Siman ha deciso di scrivere un seguito, anche molto spaventata, ma speriamo che venga qualcosa di decente. È stato anche il primo libro ad essere stato sottolineato da me medesima, dalla sottoscritta, e una cosa del genere non succede mai, mai. Dunque, la mia top 10 dell'anno 2018 finisce qui, siamo arrivati alla fine del video, io spero tanto che vi sia piaciuto. Quest'anno è stato ricco di letture, veramente di tante letture, e di tante letture belle, altrettanto brutte, ma anche molto molto belle. La maggior parte mi hanno soddisfatta tutte quante, quindi mi ritengo soddisfatta di questo anno letterario che ho affrontato. Quindi adesso mi fiondo nel 2019 sperando che sia altrettanto buono, devono uscire tante bellissime cose, quindi non vedo l'ora di leggere e vi farò anche buoni propositi letterari per il 2019, che ne sono un bel po', spero di rispettarli tutti. Detto ciò, che sto divagando come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e commentate, io voglio sapere la vostra top 10 e voglio sapere se per alcune cose concordate oppure no con la mia, quindi ci vediamo in un prossimo video, ciao pumpkins!